Cari amici TecnoZoom, vediamo il design della fotocamera digitale compatta Samsung VB500. Questa fotocamera è dotata di un grande obiettivo con lenti da ben 10x di zoom ottico. Infatti il profilo, diciamo, frontale è occupato per la maggior parte dall'obiettivo con le lenti, il proprio obiettivo. Tra l'altro troviamo un potente flash. Due sensori, il primo per l'autoscatto e il secondo per il telecomando. Infatti come opzione, per accessore opzionale, c'è anche il telecomando per questa fotocamera. A lato troviamo una parte in plastica ruvida per facilitare l'impugnatura. Sul lato superiore troviamo rotella per muoversi nelle varie voci dei menu, pulsantiera con otturatore e zoom, pulsante di accensione e spegnimento e altoparlante. Sul lato, quasi invisibile, il microfono. Sull'altro lato, come vediamo, non c'è niente, a parte l'ingresso USB. Attraverso questo ingresso possiamo ricaricare la batteria e anche trasferire i file. Nel lato inferiore troviamo l'ingresso per il treppiede o il cavalletto, la slot della batteria con la batteria già installata, la slot per schede SD o SDHC. Infine, la parte posteriore è quella più ricca di elementi. Troviamo la leva comando a due direzioni, il pulsante funzionalità cestino, l'alloggiamento per il laccetto da polso, che in questo caso è già installato, la pulsantiera quadridirezionale con pulsante centrale per OK, il pulsante per agire sugli elementi da visualizzare sullo schermo e il pulsante per rivedere le foto e i video. E ovviamente buona parte dello spazio occupato dal grande schermo LCD a 230.000 pixel. Questo è il design della fotocamera digitale Samsung VB500.